Aldo Ceccato è un entusiasta della vita, è un entusiasta della musica. Dedico la mia vita alla musica da quando avevo 4 anni, quindi sono 73 anni che mi occupo di musica e anche non solo di musica, perché sarebbe molto limitativo, ma proprio per arricchire la mia conoscenza musicale mi interesso delle altre arti e mi interesso anche di scienza e di filosofia. Quindi rimango un dedito ai grandi, un dedito a chi compie il sacrificio e lo sforzo immane di comporre. E quindi cerco sempre di essere all'altezza del compito che mi affida, qualche volta ci riesco e qualche volta no. Čajkovskij è un autore che non diciamo prediligo, ma certo che amo molto, perché il suo romanticismo ha raggiunto livelli meravigliosi e soprattutto un grande melodista, un grande strumentatore, e quello che ha scritto per orchestra è sublime, e direi di un equilibrio e di un'espressività più unica che è rara nel mondo romantico. Ecco, prima l'abbiamo vista tutta sudata, ecco. Quanta energia ci vuole? Ci vuole energia da trasmettere per avere un ritorno adeguato, quindi bisogna essere assolutamente alla pari del do des, nel senso che se non si dà non si riceve. Più che una filosofia c'è una storia, c'è un'esistenza molto sofferta, un'esistenza che forse il dolore e ciò che lo ha veramente addolorato, lo ha toccato nel più profondo del suo ego, è stata la sofferenza, dandogli spunto a delle espressioni musicali indimenticabili, meravigliose. Con l'orchestra mi sono trovato come sempre e forse meglio di prima, perché la trovo molto rigiovanita e la trovo molto, come si suol dire oggi, pimpante.